È già passata da più di una settimana la contestata rivoluzione dei ticket in Liguria e le polemiche tra i politici non sembrano placarsi. Chi invece, sin dal primo giorno di rincari, è apparso rassegnato è il popolo degli utenti, che trovandosi con le spalle al muro non ha potuto fare altro che pagare i 10 euro aggiuntivi previsti dalla manovra per le visite specialistiche e diagnostiche. Il provvedimento, che è arrivato dall'alto senza il filtro di una delibera regionale, a Savona ha avuto effetti meno devastanti perché il ticket al pronto soccorso di 25 euro sui cosiddetti codici bianchi era già stato introdotto anni fa dalla finanziaria di Prodi. Una manovra che era nell'aria quindi, ma che ha colto molti cittadini di sorpresa. Non sono solo le persone anziane ad avere le idee un po' confuse. Io ho prenotato un esame del sangue da tempo, si sente vociare nelle sale d'attesa, ma trovo assurdo dover pagare i 10 euro di maggiorazione. Oggi la retroattività del meccanismo è inaccettabile. In pratica, chi prima avrebbe pagato 25 euro per un'approfondita analisi del sangue, ne pagherà 35. A rimetterci, come sempre, le fasce deboli, soprattutto le persone anziane. Il ticket sul pronto soccorso era stato introdotto anche come deterrente contro l'affollamento degli ospedali, dove arrivavano persone con esigenze che poco avevano a che fare con l'emergenza. Attuiamo il provvedimento del governo sui codici bianchi, ma se queste misure non ci garantiranno una continuità dei servizi, dovremo prendere in considerazione altre forme di entrate. Le uniche di cui disponiamo sono i ticket e le tasse, ribadisce l'assessore alla sanità regionale Montaldo.